Mercury Comics. Ed eccoci qui da Luca Comics and Games, parte Mercury Comics. Siamo stati tutto ieri a montare gli studi e questa è la nostra prima trasmissione. Vedete già qua a fianco a me l'ospite. Tutto ciao. Ieri è un modo di dire, perché abbiamo finito circa 30 secondi fa. Anche tu, che spoileri tutto. Comunque. Dunque, abbiamo qui Emanuele Tenderini. Ciao Emanuele. Ciao, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità. Figuriamoci, anzi, è stato un piacere perché noi, vedete qua sotto che ci sono già dei volumi, qualche anno fa abbiamo invitato te e Linda perché stavate portando nel mercato italiano una cosa innovativa al massimo. Cioè, faccio un fumetto, datemi fiducia attraverso un crowdfunding. Datemi i soldi soprattutto. E io vi prometto un'opera che non avrete idea e non avete mai visto. Certo. Siamo arrivati al terzo, quindi direi quindi che è funzionato. Soldi e fiducia sono arrivati. Infatti, sto aspettando il quarto per scappare, comunque. Ho spoilerato. Me l'appunto questa cosa. Sì, stiamo parlando ovviamente di Lumina. Sì, effettivamente sono un po' di anni, sì, 4 anni come hai detto tu. Sembra una vita, perché vabbè, ovviamente poi nel frattempo è nato anche Tata Lab, eccetera. Sì. Però sì, arriviamo a questa Luca Comics con il terzo volume di Lumina, sempre realizzato in crowdfunding, finito tra l'altro la campagna proprio un paio di settimane fa. E quindi sì, mi do una pacchetta sulla spalla e poi la do anche a Linda, ma a lei la do più forte, perché siamo stati abbastanza bravi, insomma, in questi anni a continuare a riproporre un modello, chiamiamolo di business, anche se poi la parola magari può anche essere bruttarella, comunque un modello di autofinanziamento. Certo. Grazie all'aiuto dei lettori e una compartecipazione del pubblico virtuoso, che ci ha permesso di realizzare effettivamente una cosa da mai vista, perché a prescindere dalla qualità dei disegni di Linda, che è una maestra, ma dei colori miei che fanno un po' schifetto, c'è comunque un esperimento tecnico e tecnologico sul libro di altissimo valore. Quindi infatti quello che ci aveva colpito fin dal primo volume, perché io faccio parte del crowdfunding, di quelli che gli danno fiducia, siamo degli stalker, sì. Aveva colpito era proprio l'altissima qualità del prodotto finale, perché sì, comunque non era usuale nel mercato italiano. No, la tecnologia di stampa ormai sono 4 anni che lo ripeto a tutti quelli che comprano, avrò anche rotti i coglioni. Si chiama multicromia, è una stampa che ci permette di utilizzare molti più colori dei 4 classici, cianomagenta, magenta, giallo. E che quindi dalla quadricromia si passa alla multicromia. Alla multicromia, quindi molti più colori, nello specifico su Lumina ci sono 7 colori, poi c'è anche una patina d'argento, c'è l'alta risoluzione, quindi è come se fosse un fumetto visto in un televisore 4K rispetto a un Full HD. Ecco, esattamente. No? Ed è un tipo di tecnologia che ha bisogno di investimenti elevatissimi, sì, per cui il modello del crowdfunding non è solo, cioè non è un vezzo di marketing, no, eccetera, è proprio una necessità vera, concreta, per riuscire a pagare una stampa che costa 4 volte un prezzo standard di qualsiasi altra stampa. Quindi non è quadricromia, ma costa 4 volte. E quindi il prezzo è alto, non a livello di investimento iniziale, ma proprio ogni singola stampa costa di più. Sì. No. Ogni copia di Lumina ha un valore di mercato elevatissimo, che poi noi riusciamo, grazie al crowdfunding, a riportare a un prezziario, diciamo così, standard, perché 25 euro per un volume di 122 pagine a colori, eccetera, è comunque nella media di mercato, però di per sé il valore di mercato tecnologico di questo libro sarebbe oltre i 500 euro. Però sì, grazie al crowdfunding riusciamo a coprire i costi e appunto a rendere virtuoso l'investimento. Ecco, appunto, parlando di Lumina, adesso poi vi facciamo anche raccontare di cosa parla Lumina, ma sì, ammesso che non lo sappiate, perché comunque ne parliamo da un po' di anni, voi immaginate di avere in mano un artbook di alto livello, solo che dentro non ci sono le tavole migliori dell'artista, c'è un'intera storia. Sì. Lumina è praticamente pensato molto dal punto di vista illustrativo proprio. Sì. Il nostro esperimento
A parte, vabbè, la storia che ovviamente è stata scritta, è stata stesa, c'è un world building molto strutturato, pianificato, eccetera, ma dal punto di vista illustrativo volevamo un po', come dire, rendere un po' moderna la scuola italiana del fumetto, andando ad allinearci con produzioni internazionali e soprattutto avvicinandoci a quello che è il mercato videoludico, quindi la percezione che guardando Lumina si stia guardando, non dico un videogioco, ma che ci sia quelle atmosfere da videogioco, con i colori elettrici, vibranti, certo, queste gamme di luce, ombre, che debbano richiamare proprio la visione di un videogioco su PlayStation, eccetera. Tutto questo perché abbiamo sempre sentito, noi anche come autori, come editori, che ci si lamentava un po' troppo del fatto che i fumetti in questo periodo sono messi un po' da parte a vantaggio invece di altri media come, certo, la televisione, le serie TV, eccetera, ma soprattutto per colpa dei videogiochi, che sono un medium, sì, chiaramente più interattivo, certo, eccetera, che è più ammaliante soprattutto per quanto riguarda i lettori giovani. Allora volevamo strizzare l'occhio e far capire anche ai giovani lettori che anche leggendo carta stampata, puoi leggere carta stampata che però è ancora contemporanea, ha, certo, ancora delle cose da dire dal punto di vista tecnico e tecnologico. E infatti Lumina vi dà esattamente quest'ottica. Infatti mi ha colpito quando Emanuele parlava di videogiochi, perché chi apre il volume ha proprio la sensazione di trovarsi di fronte a un ambiente tipico del videogioco ad alta risoluzione. Sì. Detto questo, di cosa parla Lumina? Ma Lumina è praticamente, sempre rimanendo nell'ambito dei videogiochi, ci siamo ispirati un pochettino a Final Fantasy, sì, quindi è un progetto che mischia la fantascienza ma anche un po' il fantasy, quindi quella, certo, mescolanza un po' raffinata, elegante, di una fantascienza che non è con troppo alieni, astronavi, conquista della Terra, eccetera, eccetera, ma è un altro mondo, Lumina, il pianeta Lumina, visto da un punto di vista di un terrestre, di due terrestri, sì, Kita e Miriam, che sono i protagonisti che vengono catapultati, che ci finiscono, e che vedono un altro mondo, che vivono un altro mondo che in realtà poi ha le stesse più o meno problematiche del pianeta Terra e anche delle caratteristiche del pianeta Terra, perché c'è un certo punto nel numero 2 che il protagonista finisce quasi in un autogrill, certo, ed è una cosa che a me fa andare via di testa, perché è una cosa molto da Final Fantasy, sì, cioè, avete anche giocato il numero 15, l'ultimo, cioè, ti ritrovi sempre in quelle situazioni in cui dici ma cazzo, ma questa è l'autostrada, cioè, io quando ho giocato a Final Fantasy 15 ci sono le fortezze dei nemici, dell'esercito nemico, sono esattamente le industrie che trovo, praticamente i casermoni industriali che trovo in autostrada da Milano a Venezia, la 4. Detto, questa è la 4. Questa è la 4. Ed è una cosa che per me è troppo affascinante, troppo affascinante. E quindi è comunque è un'avventura di fantascienza dove c'è un fratellino, praticamente un fratello, un ragazzo che deve ritrovare sua sorella, perché si sono, sì, divisi in questo mondo. E ci sono fazioni in guerra, e lui viene aiutato da una fazione, lei viene invece accolta in un'altra fazione, e c'è questa interazione tra una guerra che però in cui ogni fazione ha il suo scopo, ha il suo senso, certo, cioè non è un bene e male, sì, netto, sì, sì, ognuno ha un dualismo obiettivo spinto, che segue con un ideale che uno potrebbe dire beh vabbè, beh, cioè, non posso darti torto. Dunque, da Lumina subito, dopo il primo, sono iniziati a nascere degli spin-off, sì, che approfondivano alcune, sì, spin-off a fumetti. Ricordiamo che grazie al crowdfunding siamo riusciti anche a produrre una colonna sonora, sì, sempre per il discorso di legarci al discorso videoludico, sì, quindi anche l'impianto musicale come componente narrativa fondamentale per raccontare una storia in modo moderno. Certo. Colonna sonora registrata in Macedonia con un'orchestra sinfonica che tra l'altro è un'orchestra sinfonica che registra molto spesso colonne sonore per videogiochi. Per videogiochi. Quindi videogiochi anche come Assassin's Creed. Certo. E poi appunto fumetti spin-off, adesso con il terzo volume. Un romanzo, quindi Tatai Lab, che è la nostra casa editrice, che è nata da Lumina e apre le porte anche alla scrittura di romanzi delle proprie proprietà intellettuali, certo, quindi per noi raccontare una storia a fumetti significa anche volerla raccontare anche tramite romanzi, anche un gioco da tavolo che abbiamo sviluppato e che andremo a presentare nei prossimi mesi,
e siamo stati effettivamente lì lì a un pelo per produrre un videogioco, ma non ce l'abbiamo fatta. Era il punto di partenza, diventa un altro punto d'arrivo. No, prima o poi lo faccio per forza. C'è Lumina 4, un attimo. E poi c'è anche dopo. A proposito di dopo e durante, altri volumi sono nati, perché qua sì, ne vediamo almeno un altro. Sì, che è questo qui. Ma abbiamo... possiamo agevolare di nuovo. Ok, Shuriket. E poi quello sotto. Quello sotto Luxastra, Intel Luxastra. Eccolo qui. E poi c'è anche Wonder City. E poi c'è Wonder City. Wonder City è un bel cofanetto. Un cofanetto che raccoglie questo Wonder qua. Wonder City che qualcuno potrebbe già conoscere. Esattamente. Sì. Perché? Ma infatti mi hanno fermato qui fuori. Mi hanno detto, ma perché hai qualcosa di Wonder City sotto braccio? Allora, cosa è successo? È successo che io e Linda, l'altra, la coautrice di Lumina, scusate, e, non ci siamo accontentati che ci andasse bene a noi con Lumina e poi con l'entusiasmo di aver visto una prima campagna che è andata molto bene, con risultati straordinari, abbiamo detto, senti, siccome abbiamo aperto una breccia di possibilità, sarebbe inutile non farla fiorire ed evolvere e dare la possibilità ad altri autori di poter entrare in questa nicchia anche un po' fortunata, certo, che ci permette di realizzare dei libri di alta qualità, eccetera, eccetera. Allora abbiamo proprio creato, anche per esigenze produttive, perché poi ci faceva comodo essere editori nella pubblicazione del libro, siamo diventati proprio editori, Tata Lab. E da lì in poi essere editore è come collezionare Pokémon, cioè li vuoi tutti, li vuoi tutti. E ogni libro che fai è una caramellina, cioè è proprio gustoso, gustoso produrlo. Certo. Vedi tanti autori che sono molto bravi, vedi tanti autori giovani che hanno che si meritano di essere pubblicati, e quindi abbiamo cominciato a produrre quello che a noi sarebbe piaciuto vedere negli scaffali delle fumetterie. Certo. Quindi c'è Shuriket, che è un bellissimo monovolume autoconclusivo, tra l'altro disegnato da una ragazza che all'epoca che l'ha disegnato aveva 19 anni, ecco, quindi giovanissima, ed è un mostro, perché tra l'altro studia animazione alla Nemo, quindi un talento naturale, e gattini ninja e cani, sì, samurai, stupendo. C'è Luxastra, che è un fumetto, è la trasposizione a fumetti della famosissima trasmissione YouTube dei ragazzi di Intel, che stanno facendo, sì, appunto la campagna GDR nel mondo che hanno creato, e quindi noi abbiamo realizzato la loro avventura a fumetti, e anche sto albo un successo straordinario. Già prima di Luca abbiamo fatto una prevendita gigantesca. E Wonder City, perché da 15 anni a questa parte mi sono avevo sempre questo vezzo di dire, io 15 anni fa facevo un progetto che non è mai stato portato a termine, adesso che sono editore me lo voglio riprendere e voglio chiudere i miei progetti che avevo lasciato in sospeso. In realtà non è chiuso, perché non è che finisce però finisce la prima stagione. Giusto. Sì, almeno una stagione l'abbiamo conclusa. L'ho portata a termine. Il primo progetto originale di portarla a termine in una stagione è stato realizzato. Questo implica che ci aspettiamo che poi lo porterai avanti. Perché all'epoca noi avevamo steso il world building, la sceneggiatura, proprio per addirittura 3 stagioni, quindi è tutto già pianificato. Se andrà bene la vendita di questo primo cofanetto, è in programma di andare avanti. Molto bene. E quindi Lumina 4? Quando? Con calma, cioè, non basta. Tanto per avere una vaga idea dei tempi. Allora, adesso facciamo sta Lucca. Dovrò spedire le copie in crowdfunding a tutti. Luxastra, dovrò chiudere un attimo il percorso di questi due ultimi anni di sviluppo. E poi ci mettiamo subito sotto a fare il quarto volume, che uscirà probabilmente, verosimilmente, fra un anno e mezzo, 2 anni, insomma la Lucca del 2021 probabilmente, sì. E poi ci saranno altre sorprese e un reveal pazzesco di una partnership che abbiamo siglato venerdì 1 novembre alle 13 in sala caffetteria. Facciamo la conferenza, perché se ne è parlato tanto di questa cosa, se ne è parlato tanto perché è un reveal pazzesco. Benissimo, cercheremo di esserci anche lì.
L'altra cosa che sarà una sorpresa, almeno per lui spero, siccome io ho seguito molti dei vostri, del vostro canale YouTube, molti video, e vi seguo sulla pagina Facebook, non sono riuscito a portarti il carretto che usate a Venezia per portare le cose in giro, però... Non puoi avere nulla di utile per portare scatoloni in uno zaino. A meno che non sia droga. Siccome so che per scrivere sei Lumina... Sei andato molto vicino. Per scrivere Lumina, no, voi consumate tanto cioccolato, ti ho portato un po' di cioccolato. Un crowdfunding in barrette di cioccolato. Cioè, qua ci produco altri 10 volumi di Lumina, il valore economico. È tutto fondente tranne i gianduiotti che sono di Torino e quindi te li abbiamo portati. Noi siamo di Torino. Ma voi siete matti. Ma cioè, tutto per me o devo tornarvi? Per te, per tutte le persone che lavorano. Non è che quando studio. Chiudete la diretta io vi devo ridare. No, mi... no, perché l'ho fatto vostri. Con tutti gli ospiti. Ah, no, okay. Sono tutti vostri. Grazie davvero. Quindi, nell'attesa di vedere Lumina 4 e tutte le altre sorprese che nasceranno nel corso della produzione, noi ti auguriamo buona fortuna a tutta la Tate Lab. Anche a voi, grazie. Sì, ti ringraziamo per... Grazie a voi. Per essere venuto qui. Un saluto e ci vediamo tra poco per la nuova intervista. Ciao a tutti. A presto, ciao. Ciccolato.